Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi porto un vero gioiello della letteratura per l'infanzia che ha conquistato generazioni di lettori, Anna dai capelli rossi, di Lucy Maud Montgomery. Un libro che, se non avete ancora letto, vi consiglio caldamente di aggiungere alla vostra lista. Ma senza ulteriori indugi, tuffiamoci nella trama e nei personaggi di questo splendido romanzo. Introduzione. Matthew e Marilla conducono una vita tranquilla nel pacifico paesino di Avonlea. Decidono di adottare un orfano per avere aiuto nella loro fattoria, ma invece del ragazzo promesso dall'orfanotrofio, arriva Anna, una bambina piena di immaginazione che finirà per conquistare tutti. Come dice Anna stessa, dentro di me devono esserci tante Anna diverse, a volte penso che sia per questo penso che sono una persona così difficile. Se fossi un'Anna sola sarebbe tutto molto più facile, ma anche molto meno interessante. L'autore. Lucy Maud Montgomery, nata nel 1874, è stata una scrittrice canadese che ha dedicato gran parte della sua produzione letteraria ai libri per l'infanzia. La storia di Anna dai capelli rossi fu un successo immediato e rese famosa l'autrice a livello internazionale. La serie di Anna è composta da 8 libri, ma dopo questi Montgomery decise di non proseguire con la saga, affermando che le avventure di Anna avevano già dato tutto. La sua vita non fu sempre serena, spesso minacciata dalla depressione, ma la sua eredità letteraria è immensa. Recensione del libro. Il retrocopertina di questa serie di romanzi recita «Consigliato dagli 11 ai 99 anni». Mai consiglio è stato più azzeccato. Spinta da mia figlia adolescente, che mi ha convinta a leggere la storia di Anna, ho scoperto un mondo che, in parte, già conoscevo grazie all'anime degli anni 80, ma che mi ha regalato nuove emozioni entusiasmanti. Anna dai capelli rossi è una vera e propria montagna russa di emozioni, vi farà sorridere, commuovere, intristire, arrabbiare e, soprattutto, vi renderà felici. La scrittura di Montgomery è semplice e accessibile, ma capace di catturare lettori di tutte le età. Anna Shirley, la protagonista, è una ragazzina di 11 anni, orfana, che si ritrova improvvisamente, per errore, a vivere quella famiglia che ha sempre desiderato. Anna è eccessiva in tutto, ama con la stessa intensità con cui odia e vive ogni situazione come se fosse il migliore dei paradisi o la peggiore delle tragedie. Ecco una delle citazioni che meglio descrive il suo carattere. «Non hai mangiato nulla», disse Marilla bruscamente. «Non ci riesco. Sono precipitata in un abisso di disperazione». «Voi riuscireste a mangiare in un abisso di disperazione?» Anna ha la straordinaria capacità di mettersi nei guai e di fare errori, anche se il suo animo arde dal desiderio di riuscire a comportarsi bene e di essere accettata dalla comunità di Avonlea. Il modo in cui l'autrice affronta questo tema con umorismo è davvero piacevole e stempera la serietà dell'argomento. Ambiente e atmosfera. Una delle cose che mi ha colpito subito è la cura con cui Montgomery descrive gli ambienti in cui vive Anna. Dai fiori agli alberi, dagli abiti al cibo, il Canada che emerge dalle pagine è affascinante e ricco di colori, suoni e odori che diventano presto familiari al lettore. Messaggi e tematiche. Questo primo volume è ricco di sani principi morali e di messaggi importanti, specialmente rivolti ai giovani e alle donne. Anna è la gioia fatta persona, capace di esaltarsi per ogni piccola cosa, insegnandoci a vivere ogni singolo momento della vita e a cercare sempre la bellezza anche nelle piccole cose. Oh, Marilla, ma aspettare le cose belle è già metà del piacere. La signora Linde dice sempre «beati coloro che non si aspettano nulla, perché non resteranno delusi». Ma secondo me non aspettarsi nulla è peggio che restare delusi. Montgomery incoraggia le ragazze ad avere ambizioni e a inseguire i propri sogni, un messaggio potente e progressista per l'epoca in cui è stato scritto. Conclusione. Anna dai capelli rossi è un libro che vi farà sorridere, piangere e riflettere. La sua protagonista, con il suo entusiasmo e la sua immaginazione, vi conquisterà pagina dopo pagina.
Se non avete ancora letto questo libro, vi invito a farlo, vivrete un'esperienza indimenticabile. Grazie per aver seguito questo video. Se vi è piaciuto, mettete like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Lasciate un commento qui sotto con le vostre opinioni su Anna e su Lucy Maud Montgomery. A presto!